Tanto per cambiare, siamo qui. Però stavolta stiamo di là. Sì. Facciamo una lezioncina su qualcosa che adesso dobbiamo ancora vedere, parte fra mezz'ora. Dobbiamo ancora la scaletta. No, beh, oggi facciamo da professori, dico. Dice, qua ci abbiamo girato sempre The Way, che è. Ah, giusto. Potete vedere qui. Esatto. È dove abbiamo fatto entrambe le nostre tesi in quest'aula. Sì. Qui c'era il pubblico e noi eravamo lì, in quell'angolino. Sì. E tu eri seduta... Io ti ho conosciuto qui. Sì, io ero lì. E io ero qui o qui? Forse qui. Sì, infatti qua si è rotta. Però nella seconda riga. Non ero in seconda fila? Sì, ero in seconda fila. Davanti non c'era mai nessuno. Io ero seduta qui e ho conosciuto Edo, che si è seduto lì, senza ribaltare la scrivania, fra l'altro. Stavo pensando, perché non si ribalta? Perché di solito chi si appoggia lì fa cadere tutto. Quant'è che sognavi di farlo? Ah, l'avevo già fatto, però. Ok. Va bene, oggi andiamo un po' a vedere, facciamo una scaletta giusto da capire cosa fare. E poi dopo cosa succede? Lo sai tu, perché è una sorpresa. Ne parliamo dopo. Stai registrando? Sì. Era una buca. Perché in realtà non stiamo tornando a casa. No. Perché qualcuno ha ricevuto un regalo sorpresa. Il primo regalo sorpresa della settimana dell'anniversario. Eh sì. Che è dentro quel sacchetto della Fnac lì. È anche spuntato il sole, incredibile. E come si può vedere è a Piacenza. Sì, è a Piacenza perché la cosa è successa così. Io mi sono messa a sfogliare una rivista. Fra l'altro non leggo mai niente di riviste e roba del genere, se non Wired, quando me lo presta lui. Mi sono messa a sfogliare una rivista che la Saturn mi manda gratis perché ho una tessera di un qualche tipo. E alla terza pagina, quindi prima che io mi stufassi, c'era un elenco di concerti. Io non li guardo mai perché non sono mai stata a un concerto. E mi è venuta la cosa di dire, oh, vediamo chi c'è in Italia. E nella prima colonna, vicino a Mengoni, che infatti mi stavano per vendere i biglietti per Mengoni, gli ho detto, no, io vado da Elio le storie tese. C'era Elio le storie tese. Esatto. Però tutte le date vagamente vicine a Genova erano già passate, tranne una che era il giorno del matrimonio della puntata scorsa che avete visto. L'unica rimasta vicina era oggi a Piacenza, dopo la lezione che abbiamo tenuto sui CMS. Quindi in realtà stiamo andando a Piacenza. Siamo già a Varazze. Mi siamo quasi arrivati praticamente. Manca quell'ora e 40 di strada. E quindi io guarderò il mio primo concerto in generale e lui il suo primo concerto di. E tra l'altro cadi pure bene perché ti vedi il primo concerto, voglio dire, di gente che non sa per niente suonare. Quindi voglio dire. Invece la lezione è andata bene. Sì, non c'era tantissima gente, strano perché non l'abbiamo ancora detta questa frase. Ho visto facce molto perplesse, anche se pensavo fosse una cosa abbastanza facile. No, io invece pensavo che fosse difficile e immaginavo anche reazioni peggiori ma rispetto a quello. Dopo la lezione dei video che avevo fatto l'altra volta, pensavo che come argomento diverso. Fosse più facile. Oh, c'è un cagnone. Oh, sì, ci ha guardati. Va bene, ci divertiremo di più la prossima, sempre sì, che arrivi già qualcuno però. Sì, perché ogni volta che facciamo qualcosa c'è sempre meno gente, quindi arriveremo al punto che stiamo noi a raccontarcela per conto nostro. Tagliamo proprio qui stoppi e facciamo un'altra cosa. Non riusciamo. Prossimi eventi, c'è un'altra sorpresa che aspetta Edo, ma che in qualche modo riprenderò giovedì. Sabato è il nostro anniversario. E andremo a vedere Iron Man. Ah, è vero, dobbiamo decidere. È vero, se riusciamo. Siamo arrivati a Piacenza dopo 2 ore di viaggio e abbiamo già visto dov'è il Politeama, dove c'è Elio. E adesso abbiamo trovato Piazza dei Cavalli. PS, punto di riferimento e carino. Chiesetta.
Penso che sia il giro di Piacenza più veloce che chiunque abbia mai fatto. Questa penso sia Piazza dei Cavalli perché ha una statua con due cavalli. Where mangiare. Là c'è un posto che sembra dove si ciba. Andiamo a vedere. Adesso cerchiamo, abbiamo 25 minuti per trovare da mangiare, mangiare e tornare al teatro. Però ci siamo. Chiediamo, scusi, dove si mangia? Ma c'è un bar, magari ci danno la cena. Eccoci. Video che in realtà sarà audio perché è talmente buio che non credo si veda qualcosa. Ah, è fortissimo! Racconta. È iniziato abbastanza in orario dopo tutto. Quando vedi iniziare la voce? Hanno fatto un'unica tirata lunghissima, così va bene. Scaletta particolare perché non si aspettava nessuno che facessero tutti i pezzi praticamente di Sanremo, compresi anche i siparietti con la canzone, con, come si dice, la, che avevamo fatto un bacio piccolissimo, poi hanno fatto tutti i pezzi o che sono già usciti, che saranno nel nuovo album o che devono ancora uscire. Sì, tutta la prima quasi ora forse. Quasi, sì, un po' alternati. A parte la prima erano tutte più o meno nuove e poi sono partiti a fare un po' di classici anche rivisitati, difficilissimo. C'erano pochi pezzi solisti di Cesareo purtroppo perché la scaletta era così, a parte che sul finale si è rifatto perché ovviamente essendo Tapparella poi c'è tutto l'assolo sul finale totalmente frisimi, mille cose, non lo so, manconi da tutte le parti, cioè in tutte le forme, tra cui vestito da Elvis che muore. Amazon, eccolo qua, è lì che passa. No, non si è messo fuoco, non si è visto niente. Uscire a Castel San Giovanni. Allora, a quanto pare a Castel San Giovanni c'è il, non si è visto neanche questo cartello, cioè il fuoco direi che non funziona, dai, la notte. Ok, solo per la tua famiglia. Okay. Ci transitano tutte le cose che arrivano a casa tua. E prima di andare al concerto mancavano tipo 25 minuti. Ah, è vero. Abbiamo trovato il bar dove mangiare, gli ho chiesto se potevano farci due toast perché era pieno di dolci e basta. E ci ha detto che forse aveva finito il pane, se andava bene una piadina, e ci siamo ricordati che essendo in Emilia Romagna si poteva anche fare. Cosa che io ignoravo non sapendo nulla di geografia. Sì, ci siamo accorti che per venire qui abbiamo attraversato quattro regioni. Perché siamo partiti dalla Liguria, passati in Piemonte, poi in Lombardia e poi in Emilia Romagna. Boh, a parte questo ci ha fatto due piadine alla velocissima perché si è accorto che avevamo fretta e ci ha detto chissà che... Chissà da cosa, tipo noi che tamburellavamo sul tavolo e vestiti, guardavamo l'ora senza neanche toglierci la giacca per fare prima. E però erano buone. Infatti ha detto vedrete che tornate solo per la mia piadina e effettivamente poteva valerne la pena, non vale lo stipendio lasciato per l'autostrada e la benzina, però anche perché sennò diventa una piadina costosissima. Sì, non costava pochissimo pur non essendo fuori, sì, Genova, infatti, dove di solito le cose costano meno, però... E poi era l'unica cosa aperta, quindi... E adesso ci aspetta, secondo il navigatore era 1 ora e 35 un po' di tempo fa, quindi... Sarà 1 ora e 25 presto, di macchina. Ecco, va bene. Ecco, adesso siamo in Lombardia. Sì, ed ho visto il concerto di Elio. Beh, sì. Lei non l'avevo mai visto. Quindi, bene, molto bene, molto bene. Sì, il problema è che adesso ne voglio vedere un altro. Quindi devo aspettare che finisca questo tour e poi vederne un altro. Così cambiano la scaletta.
più che altro mi avvisava che la prossima settimana, cioè da qui a una settimana, comincerà a ridere all'improvviso senza motivo. Perché si ricorderà cose. Perché guarda, poi, a parte che improvvisano, poi dicono delle, anche fanno dei siparietti stupidissimi, però dall'inizio alla fine fanno tutto, soprattutto lui, fa tutto serissimo. Per cui anche la cosa stupida fa ridere, perché fa tutto come se fosse l'uomo più serio del mondo. Uno dei miei pensieri è stato: quanto si muovono? Cioè non, ma si non fermavano, si sono, un attimo, sì, io non si sono mossi tantissimo. No, 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 ma il tizio... Vai, Mangoni... Mangoni. No, non si ferma un secondo. No. Quanti ne ha? Ne ha tanti, è quell'uomo che sembra averne tanti, ma ha un'energia, che cavolo. Non ma la cosa bella è che lui è anche un signor architetto e ha sempre fatto quello, pure se avendo uno studio di architetti. Ah, quindi di giorno lui fa l'architetto. La cosa bella è che gli affidano anche le cose, nel senso. L'una e 14, salutiamo. Beh, siamo quasi arrivati ormai. Tu sì, io poi continuo da sola fino a casa. Salutiamo, tutto allora. Buio, quindi è sulla fiducia. Sì, anche la strada mi sa che non si vede. Sì, infatti. Ciao! Ciao! Vediamo se avremo bisogno di strada oppure no. Ok, ciao! Dove cazzo è trovato la DeLorean?